Ogni giorno 30.000 persone leggono altarimini.it. L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita. Scontro tra capolista e ultima della classe, tra Davide contro Golia, ma alla fine non è stato così. Il Pietracuta ha fatto più fatica del previsto per portare a casa l'intera posta in palio. Il Bellaria si è affidato alla forza di squadra ed alcune individualità importanti che arricchiscono un'annata storta. Il buco della rete è solo un sorriso in un campionato in cui la rete è stata gonfiata spesso e troppo dagli avversari. Ma tornando al match, è del Pietracuta il primo acuto, con Eugenio Sebastiani murato in corner dalla retroguardia di casa. Proprio dalla bandierina arriva il vantaggio ospite, cross dalla destra, Trezza esce a vuoto sul secondo palo. Fratti appoggia per Massini che solo soletto buca la porta. 1-0 dopo soli 16 minuti di gioco. Il Bellaria prova a reagire nell'immediato, discesa di Matteoni sulla sinistra, attraversando al centro per la corrente Chiusi che allarga troppo il piattone e si vede. Partita varia di emozioni, Bindi prova ad accenderla senza speranza, mentre dall'altra parte Matteoni reca più di un brivido alla porta difesa da Claudio Balducci. Ma la perseveranza degli uomini di casa viene premiata sul finire di tempo. Ahmed qui ha il tempo di aggiustarsi la sfera, di girarsi e di trovare l'angolo vincente alla sinistra dell'estremo ospite. Squadra a riposo sull'1-1. Con l'immagine a cura di Giacomo Alpini passiamo alla ripresa. Dopo 10 minuti di studi, dove assistiamo alla sola punizione ospite terminata alta, Frati si illumina di immenso, viene steso dentro l'area di rigore. Per l'arbitro ben appostato trattasi di penalty. Dagli 11 metri lo stesso Frati non si fa pregare, dando di nuovo vantaggio ai rossoblù. Ancora Pietracuta, Francesco Fabri appoggia per Tani, diagonale, a lato. Dall'angolo nasce un altro tentativo ospite, traversone che viene smorzato, assist per la botta di prima intenzione di Frati che si spegne a lato. Nel momento migliore ospite, il Bellaria prende coraggio, Matteoni spaventa così Claudio Balducci, mentre da un'innocca punizione il Bellaria perviene al pareggio. Traversone al centro, colpo di testa di Ferraro che sbatte sulla traversa, sulla ribattuta arriva Esposito che infila l'incolpevole Balducci. 2-2 e gioia immensa per gli adriatici che quasi stentano a crederci. La capolista si ricorda di comandare il girone. Frati, seguendo il DJ Fabio Rovazzi, decide di andare a comandare in area avversaria sua la serpentina che porta al traversone finale con tanto di deviazioni nella propria rete del malcapitato Antonelli. 3-2 e nuovo vantaggio ospite. Sulle ali dell'entusiasmo, Frati ha voglia di strafare, ma la troppa foga non porta alla precisione voluta, mentre all'ultimo respiro il Bellaria rischia di dare una fitta al cuore ai supporters rossoblù con una punizione velenosa sulla quale nessuno degli uomini adriatici arriva all'appuntamento con i gol.